Ok, siamo alla batteria al 77%, ragazzi. 77%, pazzesco. E abbiamo, wow, 6266 wattora. Oh, ragazzi, guardiamo com'è il tempo fuori. Ok, sì, ci deve essere un pochino di sole, ci deve essere un pochino di sole. Il nostro esperimento può cominciare. Ah, buongiorno ragazzi. Sì, ve l'ho già dato prima il buongiorno, ma non fa niente. Vediamo un po' com'è fuori. Sì, mi sembra che il sole ci sia. Partiamo con l'esperimento di oggi perché serve proprio lui e la Ioniq 5. Oggi ultimo giorno di Ioniq 5. Ma sono già sudato. Alle 7:30 di mattina. Ma dovete sapere, ragazzi, che Ioniq 5 ha il pannello solare sul tetto. Eccola qui. Grandicella, eh? Il mio garage si sta proprio a pelo. Ho 1098 km su questa macchina, eh? Contate che praticamente li ho fatti tutti io, perché era nuova nuova di trinca. L'auto è carica al 73%. Che bella la visuale della retromarcia. Siamo attenti. Mi metto qua il casino. Per fortuna che ha un raggio di sterzata pazzesco sta macchina, altrimenti buona notte. Okay. Anche la telecamera frontale, non so se avete notato. Mettiamo la cintura prima di uscire dal garage, occhiali da sole e partiamo. Oddio, mi si stava chiudendo il cancello sulla macchina. Dai che si va! Allora, oggi c'è il mercato, quindi devo parcheggiare da un'altra parte. Però è abbastanza soleggiato, quindi direi che è proprio ottimo. Cerchiamo parcheggio. Sì, guarda là, che l'ho già visto. Intanto che l'auto fa quello che deve fare, io chiaramente vado a lavorare. Quindi, parcheggiamo qui. Ok, buona. Adesso vediamo esattamente come fare a fare. Non c'è niente da fare, ragazzi. Il sistema praticamente basta andare in EV, è acceso al 73%. C'è una colonnina di A2A a 3,5 km. Infotetto solare. Il totale dell'energia accumulata fino ad ora da quest'auto è 5620, che è proprio scattato in questo momento. Ok, noi la lasciamo qui per circa 8 ore e poi vediamo come è carica. 5620 wattora, wow. Vai, spegni. Buona. Ciao Ioniq, io vado a lavorare. E dopo un bel pranzetto salutare, vi saluto, vado a nanna. Diventando più un video sulla mia routine quotidiana più che un video sulla Ioniq 5, non fa niente. Andiamo in faccia. Prepariamo un po' l'acqua perché poi dopo si va a Milano a consegnare la Ioniq. Mamma che sole! Ma questo sole avrà dato un po' da mangiare alla mia Ioniq 5.
adesso lo scopriamo. Mancano ancora 7 minuti prima di timbrare il cartellino, quindi possiamo andare tranquillamente a vedere quanta energia abbiamo residua, quanta ne abbiamo guadagnata in queste 6 ore. Mamma che caldo! Tanis! Devo salire per forza, sì. Ok, saliamo! Ah, oddio! Start! Mamma mia ragazzi, che caldo! Oddio! Non... Dai! Vediamo qua come siamo messi. Dai, passeggero! Ok, siamo alla batteria al 77%, ragazzi. 77%, pazzesco. E abbiamo, wow, 6266 wattora. Bene, ok, rispegniamo. Ah, e andiamo a vedere. Ciao. Ciao. Che bella. Piace? Bellina, sì. Va bene, l'hai provata? Va benissimo, va bene, benissimo. Questa qui ha da insegnare a parecchie. Adesso stavo facendo la prova per il pannello fotovoltaico, perché ha un pannello fotovoltaico sul tetto, lungo tutto il tetto. Ci sono anche curiosi. Lungo tutto il tetto ha un pannello fotovoltaico e si è tipo caricato del 5% in 5 ore, quindi tanta roba. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. È sempre bello trovare gente che ti ferma per strada. Se mi vedete, fatelo. Niente. Allora, io adesso vado e ricontinuo a lavorare. Ciao! Ragazzi, sono le 16:35. Hopla! Niente, i finestrini si tirano giù solo se l'auto parte. Ok. Batteria? Ancora 77%. Ok. 6611 wattora. Sinceramente io non so se sia tanto, se sia poco. Io non sono un esperto di impianti fotovoltaici o di tecnologia comunque fotovoltaica, però posso dirvi che dal 73% al 77%, solo praticamente in 6 ore, perché effettivamente queste altre 2 ore e mezza forse l'auto avrà ricaricato qualche cosina, ma non tanto da arrivare all'1%, quindi magari potremmo dire 77,5%. Bene, adesso sono le 16:44, si è fatta una certa, devo prendere e partire per andare a Milano a riportare IONIQ 5 a Hyundai, che me l'ha prestata. Grazie Hyundai, spero che ti piaceranno questi video e spero ragazzi che anche a voi saranno piaciuti questi video. Vi ricordo che ne ho fatti 4, uno in montagna, una recensione, la prova di autonomia, la ricarica della Tesla, anzi 5, con questo sono 5. Se non l'avete visti tutti, comunque vi lascio una playlist con tutti questi video. E ragazzi, cosa vi devo dire? Grazie mille per essere stati con me fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un bel like, un commento certamente, e noi ci vediamo alla prossima.